Buongiorno a tutti. Sicuramente il ruolo del medico di medicina generale è stato notevolmente rivalutato nella gestione delle patologie croniche. Abbiamo visto come nella recente pandemia di Covid la medicina del territorio e il medico di medicina generale hanno avuto un ruolo importante nella gestione di queste patologie. Ebbene, anche nella patologia diabetica, sicuramente il medico di medicina generale può rivestire un ruolo molto importante. Questo grazie anche alla introduzione della nota 100, quindi alla possibilità prescrittiva dei farmaci innovativi che non era concesso ai medici di famiglia fino a circa un anno fa, e soprattutto all'utilizzo di queste nuove tecnologie. Queste nuove tecnologie che ci consentono, oltre a una valutazione diversa dal punto di vista prettamente scientifico della gestione del paziente diabetico, ci consente anche il controllo da remoto e quindi via web dei vari pazienti. E questo consente inoltre anche attraverso queste piattaforme virtuali di condividere in maniera attiva e proattiva il paziente con gli specialisti, quindi con i centri di secondo livello. Ovviamente questo non è un sostituirsi allo specialista, ma è una collaborazione che inizia in maniera fruttuosa. D'altronde il medico di famiglia ha anche un ruolo importante in quanto è il primo che individua il paziente diabetico, il primo a cui inizia una terapia, ma soprattutto è la figura che si occupa in maniera importante anche dell'educazione sanitaria, dell'educazione terapeutica e della gestione del paziente. Questa educazione data al paziente diabetico che al caregiver, cioè a chi sta accanto. Quindi in breve possiamo dire che probabilmente questa accelerazione tecnologica che si è avuta consentirà finalmente di avere una vera condivisione del paziente, eliminando quegli antagonismi che sono stati presenti in questi anni fra la medicina generale e gli specialisti, ma soprattutto consentirà una più accurata e più precisa gestione del paziente diabetico in condivisione con gli specialisti.